Ciao investitore e benvenuto in questo nuovo video. Oggi ti parlerò del permanent portfolio, il portafoglio permanente, il portafoglio eterno. È anche conosciuto in italiano come il portafoglio perfetto, anche se in realtà non è vero perché non esistono portafogli finanziari perfetti che vadano bene per tutti gli investitori. È comunque sia un portafoglio lazy, un portafoglio di tipo robusto. È uno dei portafogli robusti più conosciuti in assoluto. Magari non in Italia, però in America sì. È uno di quelli più conosciuti insieme all'Old Season di Ray Dalio, te ne ho parlato in questo video, insieme al Golden Butterfly e insieme all'Harry Portfolio. Puoi trovare dei link sotto in descrizione che rimandano al mio blog dove parlo di questi portafogli. Il Permanent Portfolio è stato proposto da Harry Brown nel suo libro Fail Safe Investing, un libro molto difficile da digerire, un libro che non è effettivamente per tutti. Il concetto su cui si basa Harry è estremamente semplice ma al tempo stesso molto molto innovativo per allora. Si prende atto che è molto difficile, se non impossibile, prevedere ciò che avverrà a livello macroeconomico e ciò che avverrà a livello di quotazione e quindi dei prezzi delle singole asset class. Harry nel suo lavoro sostiene inoltre che vi sono determinati scenari macroeconomici, inflazione, deflazione, recessione e crescita, e vi sono certi asset che performano bene in alcuni momenti e performano male magari in altri momenti. È proprio per questo che nel permanent portfolio si cerca di inserire più asset class in maniera bilanciata. Troviamo 4 asset class, ogni asset class riveste e rappresenta il 25% del portafoglio finanziario, quindi è un portafoglio molto molto equilibrato. Lo stesso Ray Dalio prende spunto dai lavori di Harry Brown. In realtà Ray Dalio fa un mix tra i lavori di Harry Brown e la volatilità statistica delle varie asset class, però bisogna dire che Ray Dalio prende molto molto spunto dai lavori di Harry Brown. Questa è l'allocazione del permanent portfolio. Nel portafoglio finanziario troviamo il 25% di azionario in caso vi sia uno scenario di crescita, poi troviamo il 25% di obbligazionario lungo periodo nel caso vi sia deflazione, poi troviamo obbligazionario ultra short, veramente a breve termine, a brevissimo termine. Alcuni qua inseriscono il cash, proprio la liquidità, altri asset monetari e altre obbligazioni da 1 a 3 anni. Comunque questo quadrante va bene se vi è recessione. Poi troviamo un altro 25%, in realtà l'ultimo 25% del nostro portafoglio finanziario, lo troviamo in gold, in oro, per uno scenario dove vi è inflazione. Dobbiamo immaginarci il permanent portfolio come una barca a vela con dei contrappesi magari a prua, a poppa e lateralmente. Ed è una barca a vela che raggiunge la sua meta sia che vi sia una tempesta, una burrasca, perché si riesce proprio a ribilanciare anche in mari magari tempestosi, ma raggiunge il suo obiettivo, raggiunge la sua meta anche se soffia il vento e se vi è il sole, e quindi senza condizioni climatiche avverse. È veramente un ottimo portafoglio, ma deve essere ribilanciato. Qua sotto in descrizione trovi un link al mio blog dove parlo di ribilanciamento e come fare il ribilanciamento, perché se non si va a fare il ribilanciamento probabilmente questo portafoglio non andrà bene. Il segreto anche nelle performance di questo portafoglio sta nei ribilanciamenti. Già che ci siamo, andiamo a vedere i rendimenti prodotti dal permanent portfolio. Questo portafoglio dal 1978 ha prodotto un rendimento netto annualizzato dell'8,39% a fronte di un drawdown del -12,62%, quindi è un drawdown comunque sia consistente, non estremo ma consistente. Questo portafoglio quindi non è perfetto per tutti gli investitori, perché il drawdown è consistente, e da 10 anni a questa parte ha prodotto un rendimento annualizzato del 6,59% a fronte di un drawdown del -6,98%. Questo portafoglio si può replicare anche solo in realtà con 4 ETF. Trovi un link in descrizione, rimanda al mio blog dove ho proposto anche 4 ETF per replicare questo portafoglio. In realtà il permanent portfolio, questi risultati sono stati prodotti nella sua versione americana, quindi l'azionario è solo azionario americano, l'obbligazionario è solo obbligazionario americano, e questo qua, ripeto, è veramente short term, non è obbligazionario di medio periodo, è super short term. Già se cambi questa cosa probabilmente i rendimenti sono diversi. Ora si può creare anche una versione un pochino più internazionale, magari l'ho proposta nella sua versione un pochino più internazionale, quindi non solo americana ma più internazionale, magari su azioni troviamo azioni di tutto il mondo, obbligazioni troviamo obbligazioni magari di tutto il mondo, oppure
bilanciate magari sia America che Europa. Ad ogni modo, questo portafoglio ha dimostrato di essere un portafoglio estremamente valido, dimostrando la propria sostenibilità nel tempo. Ha permesso ad investitori di tutto il mondo di accrescere il proprio patrimonio e al tempo stesso di proteggere il proprio patrimonio anche in momenti difficili, anche quando vi è un mare in tempesta, quando vi è una burrasca. Oro e liquidità hanno difatti permesso al portafoglio di difendersi benissimo anche negli anni 70, quando i tassi di interesse iniziarono a risalire, andando ad abbassare chiaramente le quotazioni dell'obbligazionario. Ultima cosa, in descrizione puoi trovare anche un profilo Twitter di una persona che si diverte ogni tanto a postare i rendimenti periodicamente di questo portafoglio. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!